Secondo quello che dicono, e lo fanno molto bene, dicono che molti, molti anni fa, c'è stata una grande siccità nelle terre in cui è avvenuta questa storia. I campi erano secchi, gli alberi non davano frutti e gli animali morivano di fame per mancanza di cibo. Una cosa del genere non si era mai vista in quei luoghi. Per mesi il cielo era stato nuvoloso, ma le nuvole non scaricavano acqua, solo tuoni e ancora tuoni d'acqua, niente di niente. Perikuin e sua madre vivevano in una piccola fattoria. Con tutte le calamità che accadevano non avevano niente da mettere in bocca, tutti i loro animali erano morti e gli era rimasta solo una mucca che almeno dava loro il latte. La madre, molto preoccupata per la situazione in cui si trovavano e per i debiti che avevano, decise di vendere la mucca per non perdere la casa e il terreno. Ha cercato suo figlio e l'ha trovato pigliamosche, addormentato nella stalla. Certo che sta sognando, si disse la madre. Perikuin, smettila di sognare, scendi da quel mondo in cui vivi sempre, gli disse, ci resta solo questa mucca, ma dobbiamo venderla per pagare i debiti. Se vai al mercato e la vendi bene, noi possiamo pagare e avremo i soldi per vivere fino a tempi migliori. Perikuin era un sognatore incallito, ha sempre immaginato di combattere con i banditi, salvare innocenti rapiti e aiutare coloro che avevano bisogno di aiuto con il suo coraggio. La mattina dopo, prima che il gallo cantasse, uscì di casa con la mucca per andare al mercato. Lungo la strada raccontò alla mucca che ruminava e ruminava il sogno che aveva fatto quella stessa notte. Saprai, Caramella, perché così si chiamava la vacca, che stanotte ho fatto un sogno che potrebbe avverarsi da un momento all'altro. Ero tranquillissima nel prato e ho sentito delle grida di aiuto, aiutami, qualcuno aiutami. Mi alzai in piedi e accorsi subito in aiuto di chi ne aveva bisogno. All'arrivo ho visto una bellissima giovane donna legata ad un albero e cinque, no, sei banditi che le avevano rubato la borsa delle monete. A mascalzoni, ho urlato loro, lasciate andare subito quella giovane donna, altrimenti avrete a che fare con me. I ladri hanno riso e sono venuti verso di me minacciosi e non credete a Caramella che mi sono un po' spaventata, no signore. Uno ad uno li lasciai a terra picchiati dai miei pugni, lasciai andare la giovane donna e lei si innamorò perdutamente di me, immagino per il mio coraggio e la mia audacia, mi baciò appassionatamente e poi... Non riuscì a finire di raccontare a Caramella il suo sogno perché all'improvviso gli si avvicinò un uomo piuttosto strano. Molto loquace ti vedo, disse l'uomo. Perikuin era sorpreso, non si aspettava di vedere nessuno così presto per le strade. Ho ascoltato attentamente la storia che stavi raccontando alla mucca, e penso che tu sia la persona che stavo cercando. Perikuin corrugò la fronte e sollevò un sopracciglio, meditando su ciò che l'uomo stava dicendo. È da tanto che cerco l'uomo giusto che gli dia quello che porto qui, disse tirando fuori dalla cintura una borsa di pelle. La curiosità di Perikuin divenne evidente perché aprì immediatamente gli occhi guardando la borsa che gli stava mostrando. Porti la mucca a pascolare in un prato che sai essere verde? Chiese lo sconosciuto. No, ha risposto, la porto al mercato per venderla, mi daranno dei bei soldi per lei, produce molto latte, è calma e mangia poco. Quello che ti offro vale più dell'oro. Perikuin si fermò di colpo. Cosa può esserci al mondo che vale più dell'oro? L'uomo si fermò, aprì la borsa e chiese a Perikuin di tendere la mano. Perikuin era mezzo stordito e ridicolo, gli erano cadute in mano alcune fave comuni. No, si affrettò a dire l'uomo misterioso, non sono semplici fagioli, sono fagioli magici. Magico. Perikuin fu sorpreso. Sì, caro amico. Seminali alla luce della luna e un cespuglio crescerà così alto che salendo su di esso potrai raggiungere il cielo stesso. La mente di Perikuin iniziò subito a sognare palazzi, giardini, tesori e principesse che lo avrebbero aspettato lassù. Dimmi giovane amico, quante avventure non trovi sopra queste nuvole che ricoprono le nostre terre? Quanti tesori? Quante principesse e persone bisognose? Perikuin sognava tutto ciò che l'uomo gli spiegava, castelli, tesori, principesse, banditi. Questi fagioli magici non valgono più dei soldi che potrebbero darti per la mucca. No, no,
No, rispose sensatamente Perry Quinn, mia madre mi ha chiesto di vendere bene la mucca in modo da poter pagare ciò che dobbiamo, non posso arrivare senza i soldi necessari. Il denaro sta finendo, amico mio, le opportunità per un'immensa ricchezza arrivano solo una volta nella vita, lo disprezzerai. Perry Quinn esitò, guardò il cielo, guardò Caramella, guardò l'uomo, sognò ad occhi aperti stanze piene di tesori, e quando si accorse che l'uomo se ne andava con la mucca e aveva in mano la borsa con i fagioli magici. Non era contento dello scambio che aveva fatto, misteriosamente l'uomo e Caramella scomparvero dalla sua livedevi così in fretta che pensava fossero passate ore, correva a cercarli ma non trovava altro che polvere, sassi e aridità. Gli ci volle molto tempo per tornare a casa dove sua madre lo aspettava ansiosa, sbirciando continuamente fuori dalla porta per vedere se lo vedeva. Arrivò quando era già buio. La madre fu molto felice quando lo vide entrare dalla porta con una borsa in mano. Perry Quinn, lungi dall'essere contento della vendita, venne timoroso, la guardò con la coda dell'occhio e non disse una parola. Cosa è successo Perry Quinn? Sei stato derubato. Dimmi figliolo cosa succede che porti quella faccia sveglia. Perry Quinn non disse nulla, posò la busta sul tavolo e aspettò che sua madre la aprisse e controllasse il contenuto. La madre si avvicinò al tavolo, notò quanto pesasse poco il sacchetto, lo aprì e quando ne rovesciò il contenuto, quattro chicchi le caddero in mano nel palmo della mano. Ops, cos'è questo? Figlio, che hai fatto? L'unica cosa che Perry Quinn gli disse fu, sono magici. La madre rimase in silenzio, lo guardò a lungo. Magico. Dici che sono magici. Pagheranno l'affitto. Ci daranno da mangiare senza che dobbiamo lavorare. Perry Quinn, cosa hai fatto figlio mio, com'è possibile che ti sei lasciato ingannare in questo modo, che ne sarà di noi adesso? Ti rendi conto di quello che hai fatto? Il carattere di sua madre è cresciuto a poco, il cattivo umore, l'angoscia e la disperazione la inondavano mentre parlava. Cominciò a piangere e in un attacco prese i fagioli e li gettò nel cortile sul retro. Vai a letto, gridò con rabbia, i tuoi fagioli non sono nemmeno buoni per fare la zuppa, vai a dormire o ti prendo a schiaffi, non sai cosa hai fatto, Perry Quinn, vai a letto, vattene. Perry Quinn andò a letto triste, dispiaciuto e molto preoccupato nel vedere sua madre così triste. Dal letto la sentiva piangere amaramente, era colpevole di quanto era accaduto e non pensava né ragionava né aveva argomenti per capire perché avesse operato un tale cambiamento. Non sapeva quando si era addormentato, sua madre non sapeva quando si era addormentato lì sul tavolo della cucina. Nessuno poteva sentire il sussurro che si faceva nel giardino sul retro della casetta. La luce della luna che osava passare attraverso le nuvole aggrovigliate cadeva direttamente sui fagioli magri che la madre aveva scagliato nella sua furia. Nel momento in cui i raggi della luna si posarono sui fagioli, in ognuno di essi si verificò uno strano fruscio e apparve un ramoscello verde che si conficcò rapidamente nel terreno e all'istante cominciarono a spuntare foglie e rami e la pianta crebbe e crebbe e crebbe e crebbe per tutta la notte, salendo e salendo, perforando il cielo coperto in luoghi completamente sconosciuti. Quando Perry Quinn si svegliò, era mattina molto presto. Sua madre dormiva in cucina e lui uscì nel patio e rimase pietrificato quando vide l'immenso cespuglio di fave che era cresciuto durante la notte nel suo cortile. Si vestì più in fretta che poté e iniziò ad arrampicarsi sulla pianta. Ha scalato e scalato e scalato per ore, non vedeva più la terra e l'impianto non era ancora finito, dove lo avrebbe portato, c'è qualcosa lassù, o solo cielo e solo cielo. Dopo un bel po' verificò che la pianta stava entrando in uno spesso strato di nuvole e quando attraversò il massiccio nuvoloso fu assorbito, la pianta aveva smesso di crescere proprio lì in quello strano posto di un mare di nuvole, in lontananza lì era un castello fatiscente pieno di erbacce, Perry Quinn si diresse verso il luogo per vedere cosa aveva in serbo per lui il destino. La prima cosa che attirò la sua attenzione furono le piante immense e l'enormità delle porte e delle pietre che formavano le mura del castello, tutto in questa strana terra era di proporzioni enormi. Trovò una fessura tra le travi dell'enorme porta ed entrò.
Una stanza immensa con mobili enormi apparve davanti agli occhi di Periquin, un tavolo enorme, sedie enormi, tutto, tutto era gigantesco. Non è stato da meno, perché il nostro coraggioso amico stava guardando con gli occhi spalancati quando un essere grottesco è apparso attraverso uno dei corridoi del castello e si è seduto su una di quelle enormi sedie. Era un gigante con i vestiti spiegazzati e i capelli tagliati male. Periquin corse a nascondersi nel primo buco che trovava, se quell'essere lo vedeva solo calpestandolo lo schiacciava, anche con un soffio volava nell'aria e chissà dove cadeva. Sporgendosi molto cautamente, ascoltò la conversazione del gigante. «Vediamo gallina, hai deposto l'uovo di oggi?» Il gigante stava parlando con una piccola gabbia che aveva sul tavolo, Periquin ascoltava anche il cloclo della gallina. La gabbia era di dimensioni normali, Periquin pensava a come un uovo deposto da una gallina così piccola potesse nutrire un uomo così grande. Il gigante, contento come non poteva essere, sorrise e prese tra le dita quell'uovo minuscolo e Periquin rimase sbalordito dallo stupore. Era un uovo d'oro, il gigante non voleva che le uova della gallina se le mangiasse senza ino per tenerli in una borsa che avevo proprio lì. Brava, brava gallina! Hai esaudito, un altro uovo d'oro. Attento a tutto ciò che il gigante stava facendo, Periquin poté verificare che sul tavolo c'erano la gabbia in cui teneva la gallina, l'enorme sacco in cui teneva le uova d'oro che la gallina deponeva e un'arpa d'oro massiccio. Il gigante si intrattenne a lungo a contare le uova d'oro che aveva conservato nella borsa, e quando si stancò di farlo, toccò con la mano enorme l'arpa che cominciò a suonare una musica davvero meravigliosa. Apparentemente tutto in quel luogo era magico, speciale e soprannaturale. La gallina deponeva uova d'oro e l'arpa suonava da sola senza bisogno di un arpista. La musica era così dolce che in pochi secondi il gigante si addormentò seduto sulla sedia. Cominciò a russare sonoramente o almeno così parve a Periquin, il suo russare somigliava a 100 tuoni. La curiosità e l'audacia di Periquin lo fecero uscire dal suo nascondiglio e avvicinandosi al tavolo e approfittando del graticcio che aveva, si arrampicò fino in cima. Arrivato in cima, dovette tenersi stretto a una brocca da cui bevve il gigante perché lo sbuffo del dormiglione lo trascinava come una semplice mosca. Come poté, si avvicinò alla gabbia dove era rinchiusa la gallina, che lo guardava incuriosita e continuò con il suo cloclo. Periquin ha preso la gabbia, avrebbe preso quella gallina dalle uova d'oro e avrebbe messo fine alla miseria di sua madre. Dicono che la curiosità abbia ucciso il gatto, ed ebbene, Periquin, non contento del bottino che stava ottenendo, si avvicinò alla meravigliosa arpa e si dedicò ad osservarla. Percependo la presenza dello sconosciuto, l'arpa iniziò a parlare. Beh, non parlò, cantò. Chi sei? Cosa vuoi? Periquin era sorpreso. Parli. Chi sei? Cosa vuoi? Dove sono? Che strano posto è questo sopra il mondo? Questa è la terra del gigante Trantan. Quanto sei bello cantare, gli disse Periquin, ti porterò con me. Tutto nel castello appartiene al gigante, non puoi portarlo con te. Il gigante è il padrone di tutto questo. Deve essere ricchissimo. Dimmi che tutto in questo paese è così magico, dove poi posso trovare un'altra gallina dalle uova d'oro che non sia del gigante. Se vuoi imparare, leggere è quello che devi fare. Quando l'arpa lo cantò, Periquin si rese conto dell'enorme libro che era sul tavolo e dove il gigante annotava tutti i suoi conti. In quel libro annotava i regni che visitava, gli oggetti che rubava e i benefici che ricavava dai suoi furti. Dopo aver letto tutto ciò, verificò che il gigante era un ladro in tutto e per tutto, viaggiò attraverso i regni in quella nuvola e carpò gli oggetti meravigliosi che trovò, così aveva ottenuto la gallina, l'arpa e altri tesori che con l'uso e l'abuso della sua avidità si era deteriorato e li teneva abbandonati da qualche parte nel castello quando erano inutili o la loro magia si era esaurita. In altre parole, il gigante ha la colpa di aver offuscato i cieli del mio paese. Impedisce alle nuvole di scaricare acqua e ruba anche i tesori che trova, è un ladro. L'arpa questa volta non rispose a Periquin, era muto guardando il gigante e Periquin, sorpreso, si rese conto che non si sentiva più russare o sbuffare.
Voltandosi vide l'enorme faccia del gigante che lo fissava sorpresa. Corse come un fulmine e andò proprio dietro l'arpa. Il gigante ne fu sorpreso e allungò la mano per afferrare l'arpa, fu così sorpreso di vedere un intruso nel suo castello che rimase sbalordito. Perikuin corse al buco attraverso il quale si era arrampicato, ma non prima di aver afferrato la gabbia del pollo e cominciò a scendere in fretta dalla grata. Il gigante fu colto alla sprovvista, era così sorpreso da tutto ciò che stava accadendo che non seppe come reagire in tempo e diede a Perikuin l'opportunità di scendere dal tavolo e nascondersi nel buco da dove lo aveva osservato. «Agg!» strillò il gigante, «un ladro nel mio castello, come sei entrato, come sei arrivato nel mio dominio, ti schiaccerò, ti lascerò come un verme!» Si accovacciò a terra e avvicinò il suo enorme muso al buco attraverso il quale era scappato Perikuin, soffiò e soffiò ma l'unica cosa che ottenne fu un mucchio di polvere che lo fece starnutire, si alzò e corse a cercare un bastone per frugare nel buco e far uscire l'omino. Perikuin, intanto, aveva trovato un'altra uscita e si trovava in una grande stanza. Corse a tutta velocità e raggiunse il buco nella porta del castello e senza smettere di correre raggiunse il cespuglio di fagioli attraverso il quale si era arrampicato. Deciso a prenderla in una volta sola, si ricordò improvvisamente dell'arpa che cantava e decise di tornare indietro alla sua ricerca. Uscì dalla gabbia con la gallina lì nascosta tra le foglie della pianta del fagiolo e si diresse verso il castello. Strada facendo rimase stupito nel vedere una scala a tratti normale e improvvisamente allargata, capì subito che quella era la scala che il gigante usava per scendere dal suo regno nebuloso e scendere sulla terra per rubare qualunque vestito magico riuscisse a trovare. Quando arrivò al castello trovò il gigante che frugava con il bastone nel buco attraverso il quale era scappato. «Ahm, vattene da lì piccolo insetto», disse il gigante. E continuò a frugare con il bastoncino per vedere se riusciva a trovarlo. Perikuin si avvicinò al tavolo e si arrampicò sull'arpa. «Kist», disse molto piano, «vengo a salvarti». Perikuin prese l'arpa tra le braccia e questa volta si calò con grande sforzo attraverso l'intelaiatura del tavolo fino a raggiungere il suolo. Quando arrivò alla pianta del fagiolo stanco e sudato si aggrappò alla gabbia e con gabbia, gallina e arpa iniziarono a scendere lungo la pianta. «Non dimenticare la scala del gigante», cantava l'arpa. «Ma», chiese Perikuin, «e cosa ci faccio con lei?» «Accanto alla scala troverai un'ascia». Andò dove c'era la scala e infatti c'era un'ascia che, proprio come la scala cresceva e si rimpiccioliva, appena la prese tra le mani iniziò a distruggere la scala per impedire al gigante di riscenderla. Appese l'ascia alla cintura e tornato dove erano l'arpa e la gabbia, riprese a scendere. Intanto il gigante continuava con il bastone e soffiando, quando si stancò di chinarsi, scoprì che sul tavolo non c'erano né l'oca dalle uova d'oro né l'arpa magica. Corse infuriato verso le scale e la trovò distrutta, vide la pianta del fagiolo e sbuffando e imprecando contro il delinquente che si era intrufolato nel suo castello, iniziò a discenderlo spinto dalla rabbia. Nel frattempo, Perikuin era arrivato a casa sua, madre, vedendolo scendere per terra, era molto felice e lo riempì di abbracci e baci. «Prendi mamma, questo ci salverà dal vivere male». Erano entusiasti di vedersi quando udirono i terribili sbuffi del gigante che scendeva in fretta attraverso la foresta. Perikuin prendendo l'ascia iniziò ad abbattere la pianta a tutta velocità e in un batter d'occhio la potò, lasciando il tronco pulito e floscio. E cosa pensi che sia successo? Che la pianta, invece di cadere, è stata risucchiata verso il cielo, portando con sé il gigante. No, no, si udì il gigante urlare mentre tornava nel suo regno nebuloso per non scenderne mai più. Perikuin ha vissuto da allora con sua madre in pace e senza problemi, la gallina correva liberamente e deponeva le sue uova d'oro, l'arpa li rendeva felici con la sua musica e cosa pensi che sia successo? Che un bel giorno Caramella apparve lì rimuginando come se non fosse mai partita, tornarono le piogge e i campi tornarono verdi e fioriti. Da allora, e così lo raccontano e lo fanno benissimo, in quel paese non hanno più sofferto la siccità.